paure più grandi di ogni uomo è quella di essere usato dalla ragazza con la quale si sta frequentando. Una paura comprensibile, soprattutto se noti uno dei segnali dei quali ti parlerò oggi. Sei pronto? Partiamo! Ricordo un appuntamento di tanti anni fa con una ragazza. Prenoto un tavolo in un ristorantino carino, ma prima decido di andare a bere qualcosa in un locale. E lei mi chiede: dove andiamo a fare aperitivo? Guarda, avevo pensato in questo locale qua. E ricordo ancora la sua reazione. Ma davvero andiamo lì? Sei serio? Ma dai, quel locale è bruttissimo! Ha fatto una scenata che mi ha lasciato incredulo. Sappi che una ragazza che ti ama davvero sta con te non per il locale dove la porti o le cose che le compri, ma sta con te per il piacere di stare con te, per passare del tempo con te. Potresti portarla a mangiare una rustichella in autogrill o in un ristorante stellato, che per lei non farebbe alcuna differenza. L'importante per lei è stare con te. Viceversa, se è più interessata al ristorante dove la porti o alla macchina con la quale la vai a prendere, allora abbiamo un problema, amico mio. Perché significa che è interessata più al tuo stile di vita piuttosto che a stare con te. Vuoi provarle il tuo amore? Allora che ne dici di andare nella pasticceria migliore della città e comprare una scatola dei cioccolatini più costosi? Magari quelli ricoperti da foglie d'oro. Roba che Salt Bae, spostati tu e la tua canna da 4 soldi. Poi vai dal miglior fioraio della città e le prendi un mazzo gigante di rose rosse. Ah, ovviamente hai già prenotato un tavolo da Antonino a Villa Crespi, giusto? Forza! E ovviamente non il menù degustazione da barboni, vero? Forza! Se hai fatto tutto ciò, male, malissimo! Se vuoi provarle il tuo amore, non lo devi fare con dei regali, degli oggetti preziosi o comunque con qualcosa di materiale, ma con comportamenti e fatti. Perché se le fai dei regali, non dimostri il tuo amore, ma compri la sua approvazione. E se lei ti chiede un regalo in dimostrazione del tuo affetto, non ti sta dimostrando il suo amore, ma il suo interesse. Vuole essere pagata per il tempo che sta con te. E ricordati che l'amore non è mai in vendita. Se una donna si comporta così con te, fai come Forrest. Inizi a correre e non fermarti più. Non hai voglia di correre? Non c'è problema. Prendi il mio nuovo libro, Il Gentleman Seduttore. Qui trovi tutto quello di cui hai bisogno. Sono sicuro che sia successo anche a te. Magari ti stai sentendo con una ragazza e quando le chiedi com'è andata la sua giornata, ti fai resoconto di tutto ciò che ha fatto nei minimi dettagli. Il lavoro, le commissioni, la palestra, la parrucchiera, il caffè con le amiche. E quando provi a parlare di quella che è stata la tua giornata, tagli a corto come se la tua vita non fosse importante e continui a parlare di se stessa, di quello che ha fatto, di quello che sta facendo e di quello che farà. Quando una donna è interessata a te, cerca di entrare nella tua vita, di capire cosa ti piace, come stai, si prende cura di te. Se invece è troppo concentrata su se stessa e non le interessa che cosa ti piace, significa che non sei una sua priorità e che non le importa nulla di te. E non dirmi che sto dicendo cose scontate, perché sono certo che almeno una volta ti sarà successo. Magari proprio con una ragazza che ti piaceva molto. Perché in questi casi tendiamo a scendere a compromessi. Vabbè, cosa vuoi che sia? Non si interessa la mia vita. Ma hai visto quanto è bella? No, caro mio. Così non va per un cazzo bene. Go! Ciao, amore. Questo weekend stavo pensando di... No! Non ci sono questo weekend, mi vedo con le mie amiche. Ah, ok, tranquilla, allora spostiamo al prossimo. No, guarda, il prossimo ho promesso a mia mamma che sarei andata con lei alle terme a rilassarmi. Ma mi ascolti quando ti parlo? Ma sì che ti ascolto. Comunque lunedì in pausa pranzo ho 20 minuti vuoti, possiamo prendere un caffè? Ma lunedì sono fuori per lavoro. Ecco, lo sapevo, non ti importa nulla di me. Quando si sta in coppia, si organizza la propria vita intrecciandola con quella dell'altra persona per poter passare insieme più tempo possibile, in modo che il rapporto cresca giorno dopo giorno. Se invece lei organizza la sua vita come se tu non esistessi, ma pretende che tu organizzi la tua in base alla sua, e se devi essere sempre a sua disposizione, ma quando tocca a lei non c'è mai, Houston, abbiamo un problema, l'ennesimo problema. Altra cosa che ti fa capire che di te le importa ben poco. Capita che quando stai iniziando a sentirti con una ragazza, lei dica: ah, guarda che io non sono gelosa come le altre. E poi stalkera tutte le fidanzate che hai avuto dalla prima elementare.
Controlla quando sei online sui social. Controlla i tuoi spostamenti con il GPS. L'ho piazzato. Sicuro che non rischiamo. Controlla le impronte digitali come se fosse la discendente di J. Edgar Hoover. E poi scansiona tutto con gli ultravioletti per cercare tracce di coiti con altre donne. La donna nelle relazioni è molto più sicura dell'uomo. Tuttavia, si sente minacciata se ci sono altre donne che lei reputa di valore che sono interessate al suo uomo. Perciò, se lei non è gelosa, mi spiace, ma non gliene frega assolutamente nulla di te, amico mio. Fai molta attenzione a questi segnali. Non lasciare che lei continui a usarti. Perché continuare a soffrire se lei non ricambia il tuo amore?